Il laboratorio Energy Exchange di Eurac Research riproduce su piccola scala il funzionamento di un'intera rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Dispone infatti di sistemi che simulano la produzione dell'energia termica, la sua distribuzione e infine l'utilizzo da parte dell'utente. Si tratta di un'infrastruttura flessibile che permette di ricreare diverse configurazioni di funzionamento, di testarle in condizioni dinamiche e di studiarne le logiche di gestione ottimali. Il sistema di produzione di energia comprende un impianto solare termico a concentrazione, una caldaia a gas, un motore a ciclo Rankine organico ed un chiller ad assorbimento. Questa configurazione simula un sistema di trigenerazione connesso alla rete e permette di studiare lo sfruttamento di una fonte rinnovabile non programmabile, quale l'energia solare. Il sistema di distribuzione che simula la rete è costituito da un circuito idraulico concepito per ottenere un percorso di lunghezza significativa in uno spazio relativamente compatto. Tramite opportune valvole e tubi flessibili è possibile impostare diverse configurazioni geometriche sia dal punto di vista della rete che dal punto di vista del posizionamento delle utenze. Il sistema di utilizzo comprende due pompe di calore reversibili, una sottostazione da teleriscaldamento tradizionale ed un raffreddatore ad aria, necessario per lo smaltimento del calore generato. La sottostazione tradizionale permette di lavorare nelle condizioni di esercizio tipiche delle reti esistenti. Con le pompe di calore è invece possibile mantenere la rete a bassa temperatura ed effettuare esperimenti con scambio di calore in modalità reversibile. Tutto il laboratorio è infine collegato ad un sistema di controllo e acquisizione dati, connesso inoltre a una stazione meteo installata nell'area. Le reti termiche a bassa temperatura con pompe di calore permettono di ridurre le perdite termiche, di integrare fonti di calore a temperature medio-basse, non sfruttabili da reti tradizionali, e di ottenere un sistema reversibile, in grado di fornire sia riscaldamento che raffrescamento. La sfida di trovare un equilibrio tra questi benefici e i costi legati all'utilizzo delle pompe di calore è al centro della ricerca condotta attualmente in questo laboratorio.